E diamo il benvenuto al professor Rainer Masera, attualmente preside della Facoltà di Economia all'Università Marconi, in passato già ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, oltre che amministratore delegato e presidente del gruppo San Paolo IMI, con cui parleremo di scenari e prospettive per il mercato dei crediti deteriorati per il biennio 2022-2023. Ben trovato professore, grazie per il suo contributo, grazie per essere con noi. Grazie a lei, grazie per l'invito. E mi fa piacere di parlare di questi temi, anche se siamo in un momento estremamente difficile, complesso, ma cercheremo di approfondirlo nel corso di questa chiacchierata insieme. Assolutamente, sarà ancora più importante proprio parlare di questo visto lo scenario di instabilità che stiamo vivendo e infatti voglio subito andare dritta alla questione. La sua attività accademica studia proprio l'evoluzione dell'economia e viviamo appunto, come ha detto lei, come abbiamo già anticipato, in un periodo caratterizzato da incertezza, da instabilità. Peraltro arriviamo già da un periodo molto complicato per la pandemia, per questi ultimi 2 anni che sono stati lo specchio di questa situazione. Allora, per impedire una crisi generalizzata, io partirei proprio da questo aspetto, abbiamo visto le operazioni di governo e istituzioni che si sono mossi proprio con le loro politiche per assicurare la tenuta del sistema produttivo e impedire quindi un aumento del default, ma sappiamo molto bene che questa situazione non potrà perdurare, che sicuramente servono altri interventi e presto o tardi bisognerà superare questa fase. Perciò la prima domanda che vorrei porle, dal suo punto di vista, quali sono gli scenari per il futuro dell'economia in Italia? Partiamo da qui, insomma, nel periodo più vicino a noi. L'Italia, e lo vediamo, non può essere staccata da quello che avviene a livello globale. È una banalità, ma occorre sempre tenerlo presente. Mi sia consentito, ma non è per un vezzo, di riprendere un tema che avevo recentemente affrontato in una pubblicazione molto vicina, perché è stato pubblicato a ottobre dell'anno scorso, in cui dicevo sostanzialmente viviamo in un'era di incertezza globale, canoni e dogmi debbono essere rivisitati e adattati. La scienza economica non è una scienza esatta, occorre quindi scegliere i modelli più appropriati e soprattutto comprendere i fenomeni a fronte degli shock ripetuti, endogeni e esogeni, con rischi sempre più rilevanti. Perché dico questo? Perché in qualche misura gli ultimi drammatici eventi connessi all'episodio bellico in Ucraina a seguito dell'invasione russa ripropongono esattamente lo stesso tema, ma hanno delle implicazioni molto chiare e precise sul tema che lei mi ha affidato. Perché? Faccio un brevissimo passo indietro. Il passo indietro è il 2020-2021. Nel 2020-2021, e anche qui l'Italia si comporta in linea con gli accadimenti internazionali, è successa una cosa apparentemente strana, ma in realtà voluta e perseguita in modo appropriato dai policy makers al di qua e al di là dell'Atlantico. Perché cosa è successo? Le crisi precedenti, in particolare faccio riferimento alla crisi del 2007-2009, che in Europa ha avuto il connotato anche di loop fra credito, debito sovrano e banche, che poteva far cadere l'intera costruzione dell'euro, se non ci fosse stato Mario Draghi a intervenire con grande determinazione. Ebbene, in quel periodo, fino a quel periodo, i fallimenti erano stati un connotato, i fallimenti delle imprese, un connotato strettamente intrinseco, vorrei dire, alla crisi stessa. Quindi, sia in Europa sia negli Stati Uniti, c'è stata l'esplosione dei non performing loans, degli unlikely to pay, in generale delle situazioni di imprese a rischio che si sono riverberate in maniera molto pesante sulle banche. Banche e imprese, anche se spesso sono in dialettica al loro interno, però sostanzialmente simul stabunt, simul cadent. Allora, questo è avvenuto non tanto tempo fa, è avvenuto un anno e mezzo fa. E sulla base di questa
novità di quello che è avvenuto nel 2020-21, il mondo sembra essere cambiato, perché sostanzialmente le posizioni a rischio delle banche, invece di aumentare come tutti, compreso chi parla, avevano in parte previsto, sono addirittura diminuite. Sono diminuite. La domanda, e qui adesso poi le cedo nuovamente la parola, la domanda che ci si faceva qualche mese fa e ancora qualche settimana fa è esattamente quella che lei mi ha posto. Ma questo può perdurare, questo holiday period che ha caratterizzato le politiche economiche, finanziarie, regolamentari, ripeto, di tutto il mondo, può durare sempre, ovvero ci sarà un momento in cui il Red Ration arriva. Fra le misure che evidentemente sono state prese, c'è stata anche questa enorme espansione, nuova espansione della base monetaria internazionale, in particolare della moneta di banca centrale, da parte sia dell'ECB, della European Central Bank, sia della Fed. Adesso sembrava che ci fosse arrivato gradualmente questo momento di Red Ration, ma ci siamo veramente, oppure gli accadimenti tragici dell'Ucraina rimettono tutto in discussione? Certo, i famosi cigni neri, insomma, gli eventi che non possiamo prevedere, e Red Ration credo che sia l'espressione assolutamente più corretta, ma infatti il punto focale, lei l'ha già introdotto, è proprio quello delle politiche di sostegno che dovrebbero, perché poi usiamo il condizionale proprio per gli ultimi accadimenti, dovrebbero terminare. Allora io leggevo, professore, parto da quest'altro punto. Nel 2022, secondo molti analisti, quindi nel corso di quest'anno, è previsto un aumento del flusso di nuovi crediti deteriorati delle imprese proprio dovuto al termine o al presunto termine delle politiche di sostegno, della fine di soste delle politiche di sostegno. Ma già nel 2023, quindi già l'anno prossimo, si prevede una diminuzione del tasso di deterioramento. Parliamo di una percentuale poco più superiore, di poco superiore ai livelli pre-Covid del 2019. Però siamo ancora molto distanti dai picchi del 2012. Ecco, le chiedo se lei è d'accordo intanto con questa previsione, se si ritrova, se stiamo uscendo dalla crisi, anche se, ahimè, lo dico un po' a bassa voce, visto appunto le ultime notizie, se si tratta di una situazione temporanea, e soprattutto, e questa invece è una domanda che può valere a prescindere da quello che stiamo vivendo, quali sono i fattori che possono influenzare la vera ripresa? Lei ha correttamente posto l'accento su quelli che sono gli ultimi accadimenti e eventi che hanno delle fortissime implicazioni. Negli Stati Uniti, come lei sa, io continuo a guardare a tutti e due i lati dell'Atlantico, perché altrimenti, e occorre anche guardare evidentemente al contesto internazionale, altrimenti la visione risulta mia. Allora, negli Stati Uniti, che sono più preoccupati di noi per i fenomeni inflazionistici, il presidente della Fed aveva dichiarato che da marzo ci sarebbe stato un aumento abbastanza significativo, seppur graduale, dei tassi di interesse. Si parlava di aumento di 50 punti base, nei primi giorni, nella prima metà del mese di marzo. Forse lei ha visto che i mercati ieri negli Stati Uniti hanno tirato un sospiro di sollievo, perché questo aumento per ora non c'è stato. Semmai si parla di 25 punti base, ma la questione rimane in sospeso. Perché? Perché evidentemente gli accadimenti di cui abbiamo parlato stanno creando degli shock di vario tipo, shock di domanda e di offerta, e quindi la Fed giustamente ha deciso di rinviare l'irrigidimento monetario. In Europa sta succedendo la stessa cosa. I falchi, ma non solo i falchi della situazione, avevano indicato qualche settimana fa, e la ECB aveva dato chiari warning al riguardo, che le misure di sostegno monetario dovevano essere gradualmente senz'altro, ma gradualmente terminate. In particolare, il PEP, cioè la politica rivolta all'acquisto di titoli di Stato,
doveva trovare una graduale fine nell'arco di quest'anno. E avrete notato che prima di quello che è successo negli ultimi giorni, lo spread fra il Bund e i titoli del Tesoro italiano era significativamente aumentato. Adesso il panorama è cambiato completamente, cioè molti all'interno della stessa BCE e a livello quindi ufficiale hanno detto che questo orizzonte di cambiamento delle politiche, di ritorno a politiche più, fra virgolette, normali, deve essere riconsiderato e che comunque alcune delle misure di irrigidimento monetario devono essere rinviate nel tempo. Queste misure sono misure di tipo monetario, ma insistono anche sulla politica fiscale, con il famoso patto di stabilità e di crescita, che impone delle regole che sono per ora congelate e molti avevano detto no, bisogna adesso incominciare a ripensare e rivisitare il sistema in forme appropriate. Anche questo aveva gettato preoccupazioni. Adesso anche questo si è detto no, no, non se ne parla. Per ora no, giustamente non se ne può parlare. Ultimo punto altrettanto importante è quello delle garanzie, cioè perché molte imprese non hanno trovato delle difficoltà? Non perché siano in buone condizioni, ma perché i tassi di interesse sono vicini a zero e soprattutto perché sono state estese, non solo in Italia, ma significativamente in Italia, delle garanzie sui prestiti che le banche avevano concesso. Quindi anche questo aveva, per così dire, addormentato il sistema. Anche su questo si era detto occorre intervenire. Ma nuovamente gli eventi ai quali stiamo assistendo rimettono in discussione anche la questione delle garanzie. Quindi, per farla breve, oggi come oggi io mi sentirei di dire che i problemi vengono rinviati. Occorre rinviarli, ma la domanda continua a rimanere quella che lei ha fatto. Quando, speriamo che avvenga il prima possibile e in forme relativamente indolori, quando verrà chiusa questa fase di crisi profonda, addirittura bellica, all'interno del nostro continente, che cosa succederà? Ecco, lei ha usato la parola rinviato, infatti io prendendo appunti ho scritto, è chiaro che molte considerazioni appaiono congelate, ma abbiamo visto del resto come è iniziato quest'anno, insomma, proprio all'insegna della volatilità sui mercati e non solo, quindi lo scenario è in continua evoluzione. Professore, io non posso non chiederle, alla luce di quanto detto finora, qual è secondo lei lo stato di salute attuale del sistema bancario, cioè quali potrebbero essere di conseguenza le strategie più efficaci per gestire le sofferenze presenti nei bilanci delle banche e soprattutto, e questa forse è la domanda anche che ci proietta più verso il futuro, se crede che la collaborazione con operatori esterni e con società tecnologiche possa costituire un vantaggio proprio alla luce dello scenario che abbiamo in qualche modo fotografato. Incomincio dalla fine, se mi consente. Certo. Senz'altro, occorre che le banche, e lo stanno già facendo, ma continuino appunto in questo, sforzo attivo e intelligente di collaborazione con i nuovi operatori, del mercato che utilizzano la Digital Revolution in maniera molto significativa. Però anche questo non è un accadimento privo di rischi, perché c'è qualcuno che dice, e io sono fra questi, che il problema si mescola con quello delle criptovalute e le criptovalute possono generare dei rischi sistemici per le banche perché in determinate condizioni potrebbero rappresentare una sostituzione del sistema bancario stesso insieme con i grandi operatori del settore informatico. Quindi si è aperto in realtà un nuovo fronte di rischio del quale molti si stanno occupando. Ricordo che la Cina è stato il primo paese a decidere di andare verso una moneta legale elettronica al proprio interno, yuan, e l'Europa sta trovando faticosamente una strada da percorrere, ha affidato a Panetta, che è membro
del Comitato Esecutivo questo compito estremamente importante di seguire la creazione di una currency, di un euro digitale. Penso che questo esercizio vada sostenuto in maniera significativa, non è privo di rischi, ma se le banche si tirano indietro rispetto a questa prospettiva o scenario, i rischi diventano ancora maggiori. Quindi la risposta è, accanto allo scenario che abbiamo delineato di complessità dovuta a questi episodi bellici, c'è però un problema sottostante che si aggiunge a quelli sin qui sperimentati, che è quello del rapporto con le cryptos. Quindi su questo occorrerà soffermarci e io penso che sia necessario trovare rapidamente una soluzione a questo problema. Si può fare, ma i tempi impongono rapidità nel processo decisionale e viceversa l'Europa in questa è stata relativamente lenta. Ecco, insomma, sarà un anno di profonda evoluzione. È chiaro che bisogna un po', come si suol dire, professore in gergo finanziario di mercati, stare alla finestra per vedere cosa succede, no? Per poter tracciare un quadro previsionale un po' più determinante rispetto a quello che sarà lo scenario economico e di ripresa, visto che abbiamo utilizzato questa parola del nostro paese. Corretto? Possiamo, insomma, in qualche modo chiudere il cerchio in questo modo? Sì, però io vorrei sottolineare che in questo scenario, che è assolutamente fondamentale, gli eventi vanno valutati momento per momento, ma occorrono delle linee guida. E Sì. riprendo la sua domanda iniziale. Insomma, io sono fra coloro che non siamo in una quiete prima della tempesta necessariamente, ma non siamo neanche in una fase di quiete dopo la tempesta, in cui si può continuare a guardare avanti al futuro, convinti che banche e imprese troveranno sul mercato, nelle nuove condizioni, una capacità di sostenibilità nel tempo. Perché ritengo questo? Perché purtroppo siamo innanzitutto in una fase di evoluzione o rivoluzione schumpeteriana, cioè tutto quello che sta avvenendo al di là degli ultimi eventi, evidentemente implica, comporta dei modelli di business nuovi per le banche e per le imprese. Per banche e imprese che devono trovare al loro interno una risposta a queste. Ora, non necessariamente, sarò brutale, ma non necessariamente tutte le imprese che sono sopravvissute attraverso questo holiday period agli accadimenti del 21 e probabilmente continueranno a farlo per il 22 perché ci sarà un holiday period esteso, potranno pensare di affrontare il mercato globale in profonda modificazione nel 2023. Quindi io ritengo che i problemi in parte siano rinviati. Ci sono, c'è cioè, prima di tutto un'esigenza di ricapitalizzare molte imprese. Molte imprese non hanno i mezzi propri sufficienti Certo. per fare nuovi investimenti, per affrontare le nuove sfide. Però occorre anche riconoscere che molte imprese potranno non essere in grado di trovare al loro interno le forze manageriali e di mezzi propri e il sostegno finanziario complessivo per sostenere questa fase. Il termine tecnico è un termine abbastanza sgradevole, quello delle zombie firms, per dire la verità. Sì, ebbè. È un tema che molti hanno affrontato, lo stesso presidente Draghi, poco prima di prendere l'incarico di presidente del Consiglio in Italia, si era occupato nell'ambito del G30 proprio di questa problematica e proprio della questione di queste imprese che sono definite zombie perché non riescono a trovare al loro interno condizioni di redditività e capacità di migliorare la loro situazione finanziaria. Io temo che questo sia un problema che debba essere affrontato. Non voglio assolutamente dire, come forse faceva Schumpeter, che bisogna lasciare che il mercato faccia, per così dire, il suo compito di selezione darwiniana. Assolutamente no. Occorre accompagnare questo processo, occorre seguire questo processo, trovare delle forme per evitare appunto che ci sia una ondata atomistica di fallimenti di imprese, però
Occorre viceversa affrontare il problema e trovare delle forme per consentire questo graduale passaggio. Se questo non si fa, a mio avviso, stiamo ingigantendo i problemi, perché anche questo profluvio monetario non può continuare per sempre. E anche l'idea che sotto il profilo fiscale ci sia un periodo di assenza di regole interne, di significativo controllo delle spese correnti, e anche questo non può continuare. Due piccoli flash. Comunque quello che sta avvenendo in Ucraina avrà delle implicazioni molto rilevanti per le finanze pubbliche, perché bisognerà sostenere, io spero, la ripresa, perché i danni che si stanno creando giorno per giorno sono gravissimi, quindi ci sono delle esigenze finanziarie molto forti di cui l'Europa non potrà non darsi Esatto. in parte carico. Quindi nuovi. Che tutto quello che sta avvenendo non abbia implicazioni sulla crescita, ormai lo dicono tutti, purtroppo questa incertezza si ripercuoterà sulla crescita, quindi anche le previsioni che avevamo fatto, comunque un po' rosee, per cui la crescita risolverà tutti i nostri problemi, non stanno più in piedi. E anche continuare a dire, dice, sì, ma ci sarà il PIL, cresce molto, ma se il PIL cresce molto perché aumenta l'inflazione, a un certo punto il circolo diventa vizioso. Certo. Quindi io sono fra coloro che ritengono che queste problematiche debbano essere affrontate con attenzione, guardando avanti e contando sul fatto che giustamente, sia negli Stati Uniti sia in Europa, questi accadimenti immediati verranno opportunamente contrastati, ma non si può pensare a un holiday period che dura per sempre. No, no, no. Diciamo che la situazione si è rimescolata, indipendentemente da come finiranno tutte queste vicende ancora aperte, insomma, ci sarà una riorganizzazione in quelli che sono gli assetti commerciali e appunto di relazioni anche tra i vari paesi che poi determineranno effettivamente crescita, ripresa o meno e anche l'entità di entrambe le questioni. Io la ringrazio moltissimo, professor Rainer Masera, perché abbiamo veramente messo sul tavolo tante questioni che serviranno poi per approfondire i vari punti nella nostra giornata di lavori. Quindi grazie per essere stato con noi e a presto, mi auguro, insieme alle fonti. Grazie. Grazie, grazie a lei, grazie per le domande e spero di aver dato un contributo. Ascolterò naturalmente il dibattito perché il mio metodo è il metodo socratico. Occorre sapere di non sapere, ma affrontare i problemi con coloro che sanno e trovare insieme una ipotesi di soluzione agli stessi. Esatto, non c'è Grazie. crescita senza formazione continua. Guardi, le lancio questa cosa. Esattamente, Grazie esattamente. ancora al professor Rainer Masera, grazie. Grazie a lei. Noi continuiamo.